La novità di quest'anno è che la presentazione di questa indagine è stata affiancata a quella dei dati raccolti dal SINAB, il Sistema di Informazione Nazionale sull'Agricoltura Biologica del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Quindi, per quanto riguarda il biologico, ai dati del mondo sul consumo si affiancano quelli del mondo agricolo. Dall'analisi completa dei dati del SINAB riferiti al 2009 risulta che in Italia il biologico si sta affermando sempre di più, anche se va più a rilento che in Francia e Spagna. La superficie interessata in conversione o interamente convertita ad agricoltura biologica risulta pari a oltre 1 milione di ettari, più 10,4% rispetto al 2008. Al primo posto ci sono i cereali, seguono foraggi, prati, pascoli, olive e vite. Minore la percentuale di ortofrutta, destinata per lo più al mercato estero, Nord Europa e Stati Uniti. Nel settore zootecnico sono in aumento pollame, pecore e maiali. Gli operatori del settore biologico sono circa 48.500, di cui 40.500 produttori esclusivi, 2.500 preparatori, 56 importatori esclusivi e 200 gli importatori che effettuano anche attività di produzione o trasformazione. Rispetto al 2008 c'è un calo del 2,3% degli operatori del biologico. Tra le regioni con maggior presenza di aziende agricole biologiche c'è la Sicilia, seguita dalla Calabria, mentre per il numero di aziende di trasformazione impegnate nel settore bio la leadership spetta all'Emilia-Romagna, seguita dalla Lombardia. Tendenzialmente più felici, ma non sempre sempre. Un pochino più alta, l'80%, quindi 8% in più nel centro Italia. Quali sono le tipologie di aziende biologiche più diffuse? Quanto ettarato hanno mediamente? Questo è un dato molto interessante perché noi abbiamo una superficie che è nettamente al di sopra della media aziendale. In Italia abbiamo una media che è intorno ai 6 ettari per azienda. Dagli ultimi dati siamo oltre i 20 ettari per azienda rispetto alle aziende, sulle aziende biologiche. Quindi è chiaro che sono delle aziende grandi, delle aziende appunto che su queste superfici possono fare anche importanti operazioni di mercato. Le aziende molto grandi, quindi legate a dei business importanti che vanno quindi su mercati esteri, sulle ristorazioni collettive. Aziende di più piccole dimensioni invece legate più alla filiera corta e a queste dinamiche di mercato un po' più innovative. È uno scenario abbastanza ampio e completo in cui appunto ogni singolo agricoltore può trovare poi anche degli sbocchi interessanti. Il profilo dell'agricoltore che coltiva biologico in Italia qual è? Anche questo è un dato molto particolare, noi abbiamo una forte presenza di giovani, quindi l'età è abbastanza ridotta e soprattutto un livello di studio molto, molto elevato, una grossa capacità anche di utilizzare mezzi di informazione di un certo livello, quindi per esempio l'accesso alla rete negli agricoltori biologici è molto, molto importante, al punto che anche appunto, tutta la parte amministrativa è molto avanti anche nell'aspetto che riguarda l'informatizzazione di tutta la parte burocratica. Il peso burocratico nel biologico è molto importante, il Ministero in particolare in questo caso sta lavorando molto anche per informatizzare quanto più possibile questo aspetto e quindi in qualche modo anche semplificare la vita degli agricoltori biologici. Visti i segnali positivi che arrivano dal mondo del biologico, il Ministero come pensa di sostenere questo sistema? Il Ministero adesso sta attuando un importantissimo piano d'azione che ha una durata triennale, stiamo entrando adesso nell'ultimo anno, ci sono diverse iniziative, soprattutto sulla comunicazione molto si sta spingendo perché è apparso chiaro anche in tutti i lavori che sono stati fatti, i lavori preparatori a questo piano d'azione, che se il consumatore non sa bene che cos'è il biologico, cosa significa, non è disposto a comprare e a spendere qualcosa in più. Quindi è importantissimo far capire bene al consumatore cosa vuol dire biologico, quali sono i vantaggi e i valori che il biologico porta con sé. Questo aiuta sicuramente la possibilità di ampliare il mercato. Altre iniziative molto importanti sulla ricerca si stanno facendo, perché anche qui appunto l'aiuto agli agricoltori deve essere fatto anche rispetto alla ricerca, perché è un settore tutto sommato giovane che ha bisogno comunque ancor più del convenzionale di innovazione e di capire che cosa vuol dire, perché l'agricoltura biologica non è tornare alle tecniche del passato, ma è anzi nel rispetto della natura sviluppare quanto più possibile nuove tecnologie.